Cari amiche e cari amici di Rossini TV, benvenuti questa sera con noi. Siamo nello studio di un odontoiatra, nella sala d'attesa. E perché siamo venuti? Perché in realtà l'odontoiatria sta evolvendo a passi da gigante. Non è mai un approccio facile quello del paziente di, per un qualunque motivo, dover varcare la soglia di uno studio odontoiatrico, di quello che viene chiamato in termini comuni dentista, ma c'è un passaggio che è fondamentale nell'approccio di ogni terapia odontoiatrica ed è quello dell'impronta dentale. In questo senso davvero stiamo assistendo a un'evoluzione tecnologica incredibile e noi siamo venuti oggi quindi a volerne sapere di più e ne parleremo con un giovane odontoiatra pesarese che vi presenteremo fra pochissimo. Siamo col dottor Belanov Ramadani, un giovane odontoiatra pesarese. Buonasera. Con lui vogliamo affrontare un discorso interessantissimo che è molto utile a tutti noi per capire come meglio affrontare le terapie odontoiatriche, l'impronta. E oggi siamo qui per parlarvi per parlare delle nuove tecnologie disponibili in odontoiatria per prendere l'impronta dentale. Inizieremo con un excursus su quella che è la tradizione, su come si è sempre presa l'impronta fino ad oggi e in alcuni casi si continua a prendere ancora ad oggi, per poi arrivare a raccontare su come si può prendere l'impronta con dei nuovi mezzi messi a disposizione dalla scienza, dalla tecnologia, anche dalla tecnologia informatica che si evolve e va avanti. E per saperne di più sull'impronta dentale siamo con la dottoressa Raffaella Fontana. Buonasera. Medico chirurgo odontoiatra, le chiediamo la ovvia questione che tutti ci poniamo quando capita di averne bisogno: a cosa serve fare l'impronta dentale, dottoressa? L'impronta è il primo step che noi facciamo al nostro paziente, in quanto quando noi abbiamo la rilevazione della sua bocca, da lì possiamo partire con un modello studio per poi andare a fare quello che è una riabilitazione protesica o una riabilitazione ortodontica o implantare, ma anche estetica o per studiare disturbi parafunzionali. Oltretutto l'impronta dentale identifica esattamente la persona, perché ognuno di noi ha una dentatura diversa rispetto agli altri. Certo, ognuno ha la sua dentatura e chiaramente varia anche nel tempo dello stesso paziente, quindi l'impronta è una cosa che si prende abbastanza spesso in uno studio dentistico. Pensate, come se fosse una sorta proprio di abito su misura sulla persona, ad personam. E c'era fino a poco tempo fa una metodologia piuttosto tradizionale, cioè si faceva in un modo e basta, dottoressa. Si faceva in un modo e basta e chiaramente ancora oggi non riusciamo ad abbandonarla completamente. E si prendeva l'impronta usando dei portaimpronte di metallo o di plastica. E venivano riempiti con delle paste diverse a seconda che tipo di impronta avevamo o dovevamo avere e dopodiché l'impronta veniva sviluppata e il tecnico ci dava un modello in gesso e da lì noi partivamo per tutto quello che era poi il nostro lavoro. E chiaramente l'impronta tradizionale ha dei limiti non tanto per quello che riguarda una progettazione, però una certa insofferenza da parte del paziente, in quanto questo materiale piuttosto ingombrante veniva messo in bocca, spesso era contaminato da saliva, sangue e quindi necessitava essere almeno in due per prendere l'impronta, per avere una rilevazione abbastanza buona. In più noi davamo questo manufatto al tecnico e che lo riproduceva in gesso. Quindi poi cosa succedeva? Che tutte queste impronte che noi dovevamo archiviare e tenere nello studio occupavano uno spazio enorme, considerando poi che il gesso è ritenuto un materiale da smaltire specificatamente e quindi
era un problema, diciamo, per uno studio avere anche tutti questi modelli che dovevamo tenere per almeno 10 anni. Certo, quindi queste sono questioni pratiche, logistiche, ma anche sicuramente finalizzate a migliorare poi il risultato di quello che si deve fare quando si fa un'impronta, dottoressa. Sì, oggi le caratteristiche sono diverse, la tecnica ci aiuta e anche, diciamo, la ricerca, soprattutto informatica, ci porta ad avere delle tecnologie sicuramente migliori che andranno addirittura ad affinarsi nel tempo. Dottor Ramadani, ci spieghi in maniera molto chiara in cosa consiste l'impronta ottica in 3D. E l'impronta ottica in 3D non è altro che una scansione del cavo orale del paziente. L'impronta ottica si prende per mezzo di uno strumento, un macchinario di piccole dimensioni che viene infilato appunto nel cavo orale del paziente, dove attraverso un fascio di luce strutturata rileva la forma e il colore dei denti del paziente. Man mano che si scorre all'interno del cavo orale, ricostruisce, in base a quello che sta visualizzando, ricostruisce interamente l'arcata dentale del paziente. E l'impronta ottica, come diceva prima la collega, serve per prendere l'impronta sia su denti naturali, quando si fanno le protesi punti fissi, per parlare, sarebbe il cosiddetto calco, sia per fare i denti su impianti, cioè denti naturali e impianti, protesi fissa su impianti e denti naturali, oppure può essere molto utile per prendere l'impronta nei casi in cui serve, in cui si decide o occorre fare gli allineatori trasparenti, cioè casi di ortodonzia, per riallineare gli incisivi, per riallineare i denti. La tecnologia ci aiuta, siamo in un mondo ipertecnologico e iperscientifico, dottore, quindi ci saranno dei vantaggi veri, concreti, grazie a questa nuova tecnologia? Allora, assolutamente sì, il primo vantaggio è che alcuni pazienti soffrono molto l'impronta tradizionale, in quanto potrebbe provocare in loro un senso di vomito, un conato. E con gli scanner intraorali questo senso del vomito viene meno, perché il puntale è molto piccolo e poco ingombrante. Un altro vantaggio è quello che l'impronta, essendo non invasiva, si può prendere anche in prima visita. Si può prendere quindi l'impronta in prima visita e utilizzarla per la comunicazione tra medico e paziente. Questa impronta presa in prima visita può servire anche nel corso degli anni. Facciamo l'ipotesi in cui un paziente ha bisogno di riabilitare un dente per mezzo di una corona protesica, quindi una capsula. Questa capsula può essere riprodotta seguendo quello che era il dente naturale del paziente, perché nel file è memorizzata la forma e la dimensione dell'elemento dentario. Quindi l'odontotecnico può riprendere il file in origine, scomporlo e rifare una protesi che sia, se il caso lo consente, uguale al dente naturale del paziente, in forma e dimensione. Ci sono anche delle cose che possono magari un po' infastidire le persone, degli svantaggi, un qualcosa che potrebbe essere migliorato in questa tecnica? Assolutamente sì, gli svantaggi non sono a carico dei pazienti, ma sono più a carico dei professionisti, in quanto ha dei limiti questa come tecnica, essendo che l'impronta viene presa per mezzo della luce pulsata, e lo scanner legge fin dove la luce arriva. Quindi in tutti i casi in cui è necessario fare della protesi estetica, soprattutto nei casi anteriori, quindi dove si potrebbe andare leggermente sotto gengiva o un poco di più sotto gengiva, l'impronta ottica potrebbe non essere l'ideale. Un altro limite è quello dei tessuti molli. I tessuti molli non sempre vengono rilevati bene, soprattutto in ampie aree, quindi la protesi mobile, la cosiddetta dentiera, non viene fatta con l'impronta ottica 3D, con la scansione ottica.
Però diciamo, per concludere, che facendo un rapporto benefici-svantaggi siamo sicuramente a favore dei benefici, perché chiaramente è una tecnica nuova, è una tecnica non invasiva, è una tecnica che può aiutare le persone a sopportare, fra virgolette, meglio questo momento. Assolutamente, assolutamente sì. Un ulteriore vantaggio è l'archiviazione. Come diceva la collega precedentemente, l'archiviazione è molto importante dei modelli, soprattutto in ambito ortodontico, e questo qui ci consente di poter archiviare molti modelli. Addirittura possiamo inviare il file al paziente, perché occupa alcuni megabyte, quindi un paziente può ipoteticamente avere nel proprio database, se ce l'ha, nel proprio database digitale, anche l'impronta ottica dei suoi denti, e potrebbe tenerla lì a tempo indefinito. Benissimo, dottore, è stato davvero molto chiaro e ci ha illustrato qualcosa di nuovo per noi e chissà per quante persone. Grazie. Adesso poi credo che approfondiremo la questione anche passando dalla teoria alla pratica. Sì, allora a breve parlerà l'odontotecnico, che è la figura che sta in laboratorio e costruisce fisicamente i denti e le protesi che noi poi montiamo in bocca ai pazienti. Vi farà vedere come fa la progettazione al CAD, sarebbe un software che utilizza per appunto costruire i denti. Una volta che lui ha progettato il dente in maniera digitale all'interno del software, vi farà vedere anche come lo manda poi in produzione per fare la ceramica o altri tipi di manufatti. Il dottor Ramadani quindi ci ha già introdotto la figura dell'odontotecnico, ce l'abbiamo adesso qui in carne e ossa alla mia sinistra. Lorenzo Vichi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi la vita dell'odontotecnico è profondamente cambiata dall'avvento delle tecniche digitali, perché il flusso digitale ha enormemente modificato quello che è la costruzione del manufatto protesico. Tutto ciò si è tramutato in un'enorme precisione. Ciò che si faceva prima da un punto di vista analogico, quindi si lavorava su un calco, si modellava con la cera, oggi, adesso questo nella fattispecie non è un calco, bensì è stampata 3D e rientriamo nel discorso digitale che poi spiegheremo, oggi si modella attraverso un mouse, si modella attraverso una tavola grafica e tutto risulta estremamente più preciso. Tutto questo però non può prescindere da una formazione continua che un tecnico deve sostenere e dalla profonda conoscenza dello suo strumento. Il nostro strumento oggi non è una spatola, non è una cera, ma è un PC con un software dedicato. E chiaramente bisogna comunque non dimenticarsi anche la parte, fra virgolette, artigianale del lavoro, perché se ci sono tante possibilità di lavorare con le nuove tecniche, esiste comunque ancora un qualcosa di tradizionale che in tanti casi viene applicato. Mi hai solo anticipato, perché tutto questo, tutta questa tecnologia non lede assolutamente la capacità creativa dell'odontotecnico, in quanto rimane sempre sentinella vigile di tutto il flusso digitale. Quindi oggi il macchinato, cioè il nostro progetto modellato al computer, al CAD, viene macchinato, viene trasformato attraverso fresatura dal pieno o stampa 3D. Ma tutto questo poi viene finalizzato dall'odontotecnico. Quindi non c'è niente che non è controllato dall'odontotecnico, che può mettere comunque in campo la sua creatività in ogni modo fino alla fine. Esiste chiaramente un percorso e ci deve essere anche un percorso nel quale poi l'odontotecnico deve, per così dire, tradurre ciò che l'odontoiatra fa da un punto di vista fisico con i suoi macchinari. Esatto. Io lo ritengo il passato, anche se comunque sono pratiche che si usano nel discorso analogico, però da un'impronta intraorale quello che è importante è scaricarla dal cloud, se la macchina del professionista è in cloud, oppure farsela inviare tramite mail, come inviare tranquillamente una foto come allegato. L'odontotecnico la scaricherà, la importerà nel proprio sistema CAD e da lì partirà quello che è la costruzione del manufatto protesico, che diventa un disegno virtuale che viene tramutato in un messaggio CTL, un messaggio comunemente aperto, che la macchina poi digerisce producendo quello che è la nostra modellazione. In passato io per fare un certo tipo di lavoro dovevo prendere un supporto in gesso e modellarci la cera sopra, oggi invece lo modello al CAD con un mouse, con una tavola grafica e diventerà il prodotto finito. Tutto questo sempre nell'ambito di una estrema precisione che solo un numero può dare rispetto a quello che è, diciamo, un materiale fisico.